Si chiama Casa Dolce Casa, l'incontro informativo promosso dall'Associazione Spazio Giovani e BCC del Metauro, rivolto a tutti coloro che scelgono di acquistare o ristrutturare la loro prima casa o semplicemente acquisire più informazioni. Sì, questa è un'iniziativa che è nata proprio all'interno dell'Associazione Spazio Giovani ed è stata subito, diciamo, sostenuta dalla banca, perché riteniamo che la casa sia ancora in Italia uno degli investimenti più importanti per la famiglia, e quindi la BCC è a sostegno delle famiglie, e quindi ecco, abbiamo ritenuto di dare sostegno a questi ragazzi che si sono adoperati per questa iniziativa. L'incontro svolto sabato scorso all'interno della sala del centenario BCC Sant'Agostino a Fossombrone è stata un'occasione di confronto con professionisti del settore su aspetti tecnici, finanziari e assicurativi. Il mese di novembre per noi è sempre il mese dedicato alla formazione e alla ricerca. Già da quando ci siamo costituiti, dal 2013, abbiamo dedicato un mese all'anno alla formazione. E quest'anno abbiamo deciso di prendere come argomento l'acquisto della prima casa. Questa idea è nata appunto dall'iniziativa e dalla tematica che abbiamo riscontrato anche durante il convegno nazionale dei giovani soci, in cui sono stati trattati diverse tematiche proprio specifiche della fascia di età a cui noi apparteniamo, che va fino a 35 anni. E per questo motivo abbiamo voluto provare ad organizzare questo incontro oggi nel nostro contesto con i nostri associati e vedere se comunque poteva essere un argomento di interesse. Al momento sembra che lo sia stato, abbiamo avuto diversi iscritti e speriamo che comunque l'argomento possa essere di interesse piacevole, insomma. Sala gremita da diversi giovani associati come Luca, pronto a compiere il primo passo verso l'acquisto della prima casa. Molto la curiosità, l'interesse di capire realmente a 360 gradi come è composto il mondo finanziario di mutui e ristrutturazioni, agevolazioni e, una cosa molto importante, anche le assicurazioni legate adesso. Questo l'ha spinto perché è prossimo, diciamo, all'acquisto della prima casa? Sì, stiamo valutando l'acquisto io e la mia fidanzata della prima casa e volevamo informarci a 360 gradi.